Un pochino in ritardo, vediamo finalmente il trailer di Avengers Endgame, perché prima non ho avuto tanto tempo. Vi accenno subito che in realtà l'avevo iniziato a vedere, ma l'avevo stoppato perché pensavo fosse uno di quei trailer amatoriali, col fatto del bianco e nero, perché erano tutte cose già viste. E poi dopo ho scoperto che invece era il trailer ufficiale, quindi scusatemi, non l'ho fatto prima per quello. Vediamo cosa ci dice, via! Vabbè, all'inizio l'avevo Sembrano visto, ma i passati primi 20 mille secondi. anni. Questa è la Da quando versione sono scappato da quella caverna, sono diventato Iron Man. Ho capito di amarti. italiana. Basta un po'. Ho detto niente più sorprese, ma speravo tanto di organizzare l'ultima. E invece. Il mondo è cambiato. Mi sembra che l'abbia arrivato fino a qua. E non si può tornare Ok, sì. indietro. Qua non ci sono arrivato. Cerchiamo di fare del nostro Sono tutte meglio. immagini che abbiamo già visto nei E a precedenti volte è il film. meglio che Qua già siamo possiamo in fare. Endgame. Ah, Devi questa è nuova. ricominciare Mi da capo. sembra. Vecchia. La soundtrack, ragazzi, è veramente figa. Ho visto morire queste persone. Continuo a dire a tutti di andare avanti. Cioè, wow, quindi proprio solo Alcuni il lo rosso hanno fanno, mantenuto, il bianco ma e il noi no. nero. Queste sono Anche nuove. se la possibilità fosse minima, abbiamo il dovere, Però. nei confronti del mondo, di provarci. Figo! Lo faremo. A qualunque costo. A qualunque Ok. costo. A qualunque costo. A qualunque costo. Oh, figa sta tuta. Ah, ce l'hanno tutti? Ok. Viva. Soundtrack è spettacolare. Ah. Mi piace questa qui. Non è che in realtà si veda tantissimo di nuovo, a parte la scena finale tra Thor e Captain Marvel, che per chi non l'avesse visto, vedetevi Captain Marvel. E chiaramente può essere anche uno spoiler per chi ancora non l'avesse visto Captain Marvel, quindi magari andava visto prima quello e poi il trailer magari. L'altra cosa invece sono le tute. Quelle tute sono per lo spazio o per l'universo quantico? O tutte e due? Chi lo sa? È quello tocca capirlo. In realtà è effettivamente dal trailer si capisce molto poco, l'atmosfera è molto più cupa rispetto a Infinity War perché il disastro è avvenuto e devono rimediare. Tocca capire se appunto come viaggi nel tempo, universo quantico che collega i viaggi nel tempo, i viaggi nello spazio, i viaggi nello spazio attraverso l'universo quantico, e come torneranno in vita, se torneranno in vita tutti, chi morirà, chi non morirà, chi lascerà. Ah, ci sono tante cose che ovviamente verranno dissipate soltanto con il film. Chiaramente i personaggi di Ant-Man e Occhi di Falco tornano prepotentemente nel quarto capitolo che non c'erano nel precedente e saranno, secondo me, anche molto importanti. Effettivamente mi sembra che nel trailer sono i due più inquadrati, quindi penso non solo torneranno, ma anche in modo abbastanza importante, quindi avranno un ruolo non tanto marginale, secondo me. Cioè, mentre in Infinity War tutti avevano dei ruoletti, perché alla fin fine il protagonista era Thanos, qui, essendoci meno della metà dei supereroi, avranno tutti una maggiore valenza, anzi, probabilmente Thanos avrà un ruolo secondario, non secondario nel senso da invece nel film era proprio vero e proprio protagonista cattivo, però era protagonista. E quindi bisognerà vedere dove vanno a parare sostanzialmente. Chiaramente si evince che sarà molto più cupo, forse sarà uno degli Avengers più cupi fra i quattro che sono usciti fino ad ora e getterà le basi per la nuova fase. Diciamo che questo sarà una vera e propria macro chiusura e darà inizio a un nuovo
capitolo. Se le prime fasi erano di base, progettate tutte le basi, adesso partirà la nuova fase e chissà dove andrà a parare. Ci saranno nuovi Captain America, nuovi Iron Man. È inevitabile che il cast cambierà. È inevitabile questo. Bisogna vedere chi resterà, chi no, chi morirà, chi no e semplicemente lascerà, chi continuerà e via discorrendo. Fra l'altro, è di pochi giorni fa la notizia che James Gunn tornerà a fare Guardiani della Galassia, quindi sono contento di questa cosa. Ho partecipato anche alla petizione, perché mi sembrava giusto effettivamente che fosse lui a guidare la sceneggiatura che lui aveva scritto e a guidare la squadra che aveva guidato fino a quel poco tempo fa lui, insomma. E quindi ragazzi, voi che ne pensate di questo trailer? Perché sono sicuro che abbiate visto altri trailer reaction. Adesso mi andrò a vedere quella di Victor Laszlo per vedere cosa ha detto lui. E sicuramente avrà detto molte più cose rispetto a quelle che ho detto io, però parliamone se non l'avete già fatto. Quindi ci vediamo prestissimo con la Top Ten Orange che esce in ritardo. Ciao ciao ragazzi, commentate mi raccomando.